Air Arabia, il più grande vettore low cost del Medio Oriente e Nord Africa, ha inaugurato il volo diretto tra Milano Bergamo e Sharjah negli Emirati Arabi Uniti. Per l'occasione si è tenuta una cerimonia presso l'aeroporto Il Caravaggio, dove l'aeromobile è stato accolto con il tradizionale arco d'acqua da parte del distaccamento dei vigili del fuoco di Orio al Serio. I nuovi voli diretti collegano Orio con l'aeroporto internazionale di Sharjah con 4 voli settimanali. Il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, ha sottolineato: il nuovo collegamento rappresenta un punto di partenza perché l'obiettivo consiste nell'allargare ulteriormente gli orizzonti, incrementando frequenze e destinazioni. È una giornata importante, oggi allarghiamo i nostri confini, i voli su Sharjah con una compagnia di grande rilievo su tutto il Medio Oriente, il Nord Africa e Air Arabia, ci consentirà di aggiungere una località di estrema importanza per i collegamenti tra l'Italia e il Medio Oriente. Noi siamo convinti che questo sia soltanto un primo passo che ci potrà portare verso percorsi nuovi, ulteriori, e che consentiranno di allargare i nostri orizzonti ulteriormente e inoltre di incrementare la collaborazione che noi abbiamo già con la compagnia Air Arabia, sia sul Marocco sia sull'Egitto. Quindi mettiamo il punto oggi, ma per guardare ancora avanti. Va detto che per lo scalo aerobico si è chiuso il novembre migliore della sua storia. Ora si prosegue con i programmi di crescita che fanno presagire un 2023 veramente interessante, all'insegna dell'efficienza e senza dimenticare sostenibilità e intermodalità.